Joseph Splendido, siamo in piena competizione elettorale. Lei risulta tra i candidati alle europee, ma che tipo di candidatura è la sua? È una candidatura, anche qualcuno la chiama di servizio, in realtà è un sacrificio che il partito mi ha chiesto. Io, quando il partito chiama e quando Matteo Salvini mi chiede, non posso e non so dire di no. Massimo Casanova, l'europarlamentare uscente, a un certo punto, pur avendo firmato la candidatura, ha deciso liberamente di non candidarsi, per cui Matteo e la Lega ha voluto dare al territorio un candidato comunque che rappresentasse lo stesso territorio dove praticamente c'era un europarlamentare uscente. La candidatura però c'è ed è quella del senatore Marti, che punta a rappresentare, ecco, questo territorio a Bruxelles. Sì, è molto difficile votare. Chi vorrebbe votare me dovrebbe mettere in realtà tre scelte, di cui una donna, quindi maschio, femmina e maschio. Allora io, per evitare confusione e quant'altro, chiedo al mio elettorato, alle persone del mio, che vorrebbero votarmi, di votare semplicemente in maniera molto secca il senatore Marti. Quindi parlare una X sul simbolo della Lega e scrivere Marti, è come se votassero me, nel senso che mi renderanno felice così. Entriamo un po' nel vivo però dei temi di questa competizione, che per la Lega significa innanzitutto meno Europa. Sì, anche Super Splendido, il cartone animato che credo trasmetterete anche voi a Telefoggia, parla praticamente alla fine di questo slogan, di questo nostro slogan: più Italia, meno Europa. E quindi più Italia in Europa. I temi come la farina di grillo, come i cibi sintetici, come obbligare gli italiani, che sono i più grandi proprietari di case in Europa, a spendere dai 40 ai 70, 80 mila euro per adeguare le case alla normativa folle, a volte green, obbligare l'Italia praticamente ad accogliere tutti coloro i quali vogliono sbarcare in Europa o vogliono comunque, vedono nell'Italia comunque l'isola che non c'è, quindi con l'unica prospettiva di lavoro e di vita, lasciare solo l'Italia ad affrontare queste situazioni non può essere più possibile. Quindi dobbiamo portare persone competenti in Europa, perché ci dobbiamo rendere conto finalmente, meglio tardi che mai, che appunto mandare persone competenti è utile, perché poi tutti i provvedimenti europei incidono attivamente su quella che è la vita degli italiani. Quindi non più il cimitero degli elefanti in Europa, quindi mandare persone che non hanno interesse e mandare persone competenti. E sono certo che il senatore Marti, che è presidente anche della settima commissione al Senato, una persona molto molto competente, potrà fare il bene di tutto il Sud Italia e quindi soprattutto anche della nostra regione, della Puglia. Splendido, lei diceva green, si parla tanto, no? Efficientemente energetico e quant'altro, non si fa però i conti poi col rovescio della medaglia. Pensiamo per esempio a un settore, l'automotive, che rischia di finire davvero del tutto in ginocchio. Qui a pochi chilometri c'è uno stabilimento industriale dove lavorano migliaia anche di foggiani tra Stellantis e Indotto. Che tipo di risposte deve dare il prossimo governo europeo a questa gente? Una risposta semplicemente intelligente. Noi in Europa abbiamo, con l'Europa vecchia del dicendo sinistra, abbiamo consegnato il mondo e l'Italia e l'Europa ai paesi cinesi, che poi per andare a scavare quelli che sono i metalli preziosi inquinano ancora di più rispetto a quello che andrebbero ad inquinare le auto, praticamente quelle là a combustione. Allora noi non possiamo dipendere soltanto adesso dalla Cina per la produzione di batterie o quant'altro e andare verso un green esclusivamente con le auto elettriche. Dobbiamo necessariamente salvaguardare la produzione, anche perché non sempre combustibile vuol dire praticamente inquinamento. Anche le batterie inquinano, non soltanto nello smaltimento ma nella produzione, nel cercare queste materie rare, che a volte per poter ricavare 100 grammi di queste materie rare che compongono comunque anche le batterie, occorrono ore e ore di lavoro con dei caterpillar, con degli escavatori che sono immense e quindi inquinano continuamente. Quindi veramente è un green non intelligente, è un green, un falso green. Quindi l'Europa si sta svendendo alle multinazionali, comunque alla Cina, e dipendiamo da loro. Matteo Salvini, la Lega e i nostri parlamentari che andranno in Europa questa cosa la vorranno evitare, e sono certo che lo faranno, la eviteranno in ogni modo. Onorevole Di Mattina, siamo in competizione elettorale per la Lega, questa è particolarmente sentita, no? Per quanto riguarda la competizione europea. Sì, sì, stiamo lavorando tanto e secondo me anche molto bene. Noi abbiamo un'idea di Europa che probabilmente è diversa rispetto
a quella che è stata fino ad oggi. Noi vogliamo più Italia in Europa. C'è un, diciamo, un cavallo di battaglia non solo della Lega ma suo in particolare, ed è il problema che in questi giorni, in queste settimane stanno affrontando i balneari. Qual è la posizione, qual è la valutazione che lei fa rispetto a tutto questo? Beh, noi abbiamo presentato settimana scorsa in Commissione Finanze alla Camera degli emendamenti che tracciano la rotta di quella che è la linea che il partito, la Lega, ha deciso di portare avanti, e quindi abbiamo ribadito che è necessario rimarcare il concetto di non scarsità della risorsa naturale in virtù di quello che dice la direttiva all'articolo 12, e comunque abbiamo anche previsto la necessità di indennizzare il concessionario uscente qualora dovesse, quando la risorsa diventerà scarsa, uscire perché perde la gara, attraverso un indennizzo calcolato sulla scorta di una perizia asseverata di parte, che possa quindi dare la giusta soddisfazione a chi per anni ha lavorato su quel tratto di costa. Quanto si gioca la Puglia nello scegliere bene, ecco, il prossimo Parlamento europeo per quanto concerne la circoscrizione meridionale? Beh, è molto importante. Abbiamo parlato adesso della direttiva Bolkestein, oltretutto abbiamo anche previsto la prelazione noi da parte dei concessionari uscenti. Il turismo in Puglia è un elemento importante, e quindi è chiaro che avere una maggioranza diversa in Europa, una maggioranza di centrodestra, può sicuramente aiutare il Sud a riprendersi in settori fondamentali come turismo, agricoltura, che è lì dove probabilmente la Commissione europea ha in questi anni sancito scelte non importanti per questi settori.